Vorrei farvi vedere che quando noi abbiamo un problema, che cosa facciamo? Cerchiamo una. Bravissimi. Quindi attuiamo un comportamento. Dopodiché, per vedere se è una soluzione o no, che cosa posso fare? Verificarlo sul campo. Che vuol dire? Come fate a sapere se un vostro comportamento ha risolto? Qual è la reazione? Cosa mi torna? Il feedback? Cioè, facciamolo semplice, diciamo proprio la vita quotidiana. Ho sete, ok, comportamento, bevo mezzo bicchiere d'acqua. Ancora sì, passa. Oh, vedete gli uomini? No, non è per... Però più se voi il feedback, ciò che torna indietro nella scintilla divina dell'umano... No, c'ho sete, cioè ha detto, c'ho sete, sì o no? Ok, quindi noi uomini siamo limitati, siamo semplici. Però. Allora, comportamento... Verifica, test, se il bisogno è stato soddisfatto, il problema non c'è più. Test, quindi se il problema non c'è più, è finita. Ok. Se il problema rimane, nuovo comportamento. Ci siete? Nuovo test. Bevo un altro bicchiere d'acqua. Mi accorgo che la sete non c'è più. Ok. Ok? Questa è la base dell'intelligenza umana. È anche un preciso modello psicologico, che si chiama TOTE. Test Operation Test Exit. No, vale per tutti i tipi di problemi. Vale per tutti, sia per i problemi chiusi che per i problemi aperti, perché è basato sul feedback, cioè su ciò che mi torna indietro da quello che io sto facendo, pensando, non pensando. Noi pensiamo che vale per i problemi, brava Angela, per i problemi semplici, è facile con l'acqua, bevo finché non sono soddisfatto. In realtà applicatelo a qualunque forma di problema. Prendete il più complesso di cui abbiamo parlato. Mio marito non c'è mai a casa. Problema aperto, non è che c'è una soluzione, ok? È un problema relazionale. Scomponetelo in piccole cose. Problema. Sono insoddisfatto nella coppia, perché il problema non è solo che il marito è. Perché? Perché sento che mio marito non c'è mai a casa. Comportamento. Che cosa ho fatto finora? Gliel'ho detto tutti i giorni. Per quanto tempo? Sono circa 16 anni. Ok, allora c'è un altro problema che hai. Ditemi se mi seguite. Che stai applicando lo stesso comportamento. Non, da 16 anni, nonostante non funzioni. Quindi stai facendo questo, seguitemi adesso proprio in religioso silenzio. Stai applicando questo problema, comportamento, stesso problema. Questo, ciò che io faccio, che non risolve il problema, si chiama tecnicamente tentata soluzione, perché io provo a risolvere, è un tentativo di soluzione, ma se non risolve, se il problema ancora c'è e io continuo con lo stesso comportamento, sapete che succede? Che il problema si ingigantisce. Vi faccio un esempio, sia di problema semplice sia di problema complesso. Problema semplice, ho sete, abbiamo detto prima, bevo alcol. Ok, sapete che l'alcol disidrata? Sapete qual è il trucco dell'alcol, la trappola dell'alcol? Che bevi, oh, quanto è buono il prosecco fresco, solo che il problema è che un minuto e mezzo dopo senti la gola ancora più secca di prima, perché l'alcol disidrata, è un fatto chimico. Quindi dirai, ma me ne dai un altro, scusa, ma quanto è fresco, però poi aumenta la disidratazione. E quando ti ritrovano a terra steso che guardi le stelle e non ti ricordi più chi sei,
tu dirai che hai cercato di risolvere la sete, ma in realtà l'unica cosa che chiederai è un po' d'acqua. Cioè dirai, ho ancora sete, e avrai bevuto 2 litri di prosecco. Problema semplice. Ditemi se è chiaro. Tant'è vero che proprio per le tentate soluzioni si instaurano le dipendenze. Vediamo un problema più complesso. Mio marito, stavamo dicendo, non torna, non c'è quasi mai a casa. Che cosa hai fatto? Glielo dico, mi lamento con lui tutti i giorni. Lui va fuori di casa, seguitemi. Io mi lamento tutti i giorni, sempre di più, perché poi i comportamenti si alimentano, no? Ora, la domanda è semplice, rispondete a questa precisa domanda. Secondo voi, un marito, una moglie, una persona, voi, ognuno di voi, avrebbe più piacere a tornare in una casa dove trovi un'altra persona sempre più arrabbiata e lamentosa o meno piacere a farlo? Meno piacere. Quindi proviamo a pensare un attimo che succede. Problema, lui non torna a casa, io divento lamentosa, lui esce ancora di più di casa. Tutto ciò che non risolve mantiene il problema e lo ingigantisce. Ed è, questo è un esempio che faccio sempre, è come insistere sullo stesso tasto nonostante vedo che non funzioni, ma pensando che più insisto e meglio andrà. Václavic lo chiamava, Paul Václavic lo chiamava, se non erro, di più dello stesso, una delle tentate soluzioni per eccellenza degli esseri umani. Cioè, che vuol dire? Che io devo accendere la luce, ok? Premo questo tasto e non funziona. Ora, se vedete questa scena, in automatico, non dovete pensarci, la vostra mente sa che cosa farebbe. Cercherebbe un altro tasto. Tutti. Cioè, può essere un test di intelligenza base. Premo, non accende. Dico, aspetta, dov'è l'interruttore? Perché? Perché la prima cosa che ricavo intuitivamente, non devo fare grossi ragionamenti, è che ciò che non funziona non può funzionare, ok? Non mi risolverà il problema. Con i tasti è facile, con i comportamenti, quante volte dite per 6 anni ho fatto questa cosa con questa mia amica finché poi veramente abbiamo chiuso? Ma tu per 6 anni hai fatto la stessa cosa. Con i miei figli, sono 4 anni che urlo con mio figlio perché deve farsi il letto, se lo fa, no. E tu che fai? Guarda, ma sto urlando che mi sentono pure al palazzo accanto, però ancora non se lo fa. Ma hai mai pensato che stai facendo questo? Non si accende. No. E stare 6 anni così, insomma, non è proprio il massimo, ma mentre sulle cose tecnologiche, semplici, problemi chiusi, lo facciamo, e tu dici è intuitivo, con i nostri comportamenti e soprattutto nelle questioni relazionali, continuiamo a insistere con lo stesso comportamento, sperando, pensando, immaginando che produrrà dei risultati. Ora, qual è la differenza? Questa la dovete stampare in testa. Questa differenza deve essere chiara non qua al corso, deve essere chiara per voi nella vita. Qual è la differenza tra una tentata soluzione e una soluzione? La soluzione risolve il problema, la tentata soluzione lo alimenta. Che vuol dire molto praticamente? Che se avete ancora il problema, ciò che state facendo è una tentata soluzione, cioè è parte integrante del problema. Ve lo ripeto, ascoltatemi bene. Se avete un problema e continuate ad averlo, ciò che state facendo non è neutro, è diventato parte del problema e quindi lo sta alimentando. Ciò che non risolve peggiora. Quindi se dite ho un problema, tutto ciò che finora avete fatto
è l'unico interruttore da scartare. Io non vi posso dire fate questo, non vi posso dare la ricetta, ma vi posso dire una cosa per certo: non fare più quello che stai facendo. Ho un problema da 3 mesi, qualunque esso sia, qualunque se non lo voglio sapere, pensate a quel problema che avete da 3 mesi, da 1 anno, e chiedetevi che ho fatto in questi 3 mesi. Fate una bella lista, poi cancellate e sapete che sono gli unici pulsanti che non sono collegati a quella che è la soluzione, non accendono. Invece noi continuiamo. Ok? Mi lamento con mio marito da 3 anni, urlo con mio figlio da 6 mesi. Sono frasi che sentiamo tutti i giorni e sembrano normali. Questo perché? Vi spiego il perché e poi chiudiamo. Perché la nostra mente lavora su un principio. Sul principio di economia cognitiva. Che vuol dire? Vuol dire raggiungere il massimo con il minimo sforzo. Quindi noi non, al di là di quello che pensiamo e tutti ne siamo convinti, noi non facciamo delle scelte in base a costi-benefici, cioè non analizziamo davvero un problema, non siamo dei decisori o problem solver intelligenti come pensiamo, noi minimizziamo quello che dobbiamo fare, che vuol dire che abbiamo degli schemi, degli automatismi, quindi tendiamo ad applicare sempre le stesse soluzioni. Il problema è che quelle soluzioni hanno funzionato in passato, cioè io mi sono lamentato con mia moglie di una cosa e lei finalmente ha risolto. Poi mi sono lamentato col mio assistente in un corso di un'altra cosa e appena c'è però dai, la mente a lui subito si attivava. La mia mente registra, lamentarsi risolve e quello diventa uno schema. Ok? Il problema è che quando arrivo nella prima situazione in cui mi lamento e non ottengo risultati, che dovrei fare? Cambiare. Che faccio? Continuo a lamentare, dico, ma possibile che non accetti? Oh, ma cioè, nelle altre 2 stanze è questo il pulsante, in questa no, ci sarà qualcosa, ma forse il dito che secondo me devo più veloce, così aprirà e faccio questo. Il risparmio mentale è proprio basato sul principio di economia cognitiva, quegli automatismi vanno bene, il problema è che lo sforzo di affrontare una situazione nuova poi non sempre lo mettiamo in atto. Ricordatevi che non attuare un automatismo non vuol dire perderlo, quindi tutte le altre volte in cui quella soluzione è buona va bene. Mi spiego anche qui con un esempio. Guidare in maniera abbastanza distratta, ok? Distratta intendo che non devo stare così, perché è diventato un automatismo. Quello è ottimo e deve diventare un automatismo, cioè guidare sempre con l'attenzione a 1000, no, quello diventa una routine iperappresa, un compito preattentivo si chiama, ok? Una volta che io guido la macchina automaticamente va bene. Pensate, se vi è capitato, a quelle volte in cui cala una nebbia fittissima. Là non è che siccome va bene in tutte le altre volte, io dico ma si alzo lo stereo, premo l'acceleratore e vado. No, perché là per fortuna c'è un istinto, che si chiama istinto di sopravvivenza, che mi dice oh, spegniamo lo stereo, occhi così spalancati, guarda benissimo, che semmai fermati. Là non lo faccio nelle situazioni relazionali, invece faccio questo. Sono abituato che ottengo un risultato con un comportamento, però non valuto che in quella situazione devo cambiare se voglio e quindi non riesco a riconoscere le mie tentate soluzioni.